GF VIP 7, Daniele Dal Moro senza rispetto nella maniera più volgare e cattiva nei confronti di Oriana Marzoli. La replica di Alfonso Signorini. Oriana Marzoli è indubbiamente una delle protagoniste indiscusse della settima edizione del Grande Fratello VIP. Entrata nella casa del reality show quasi in sordina e poco conosciuta al pubblico italiano, si è rivelata giorno dopo giorno una bella scoperta, grazie anche al suo carattere esuberante. Fresco, intraprendente. La vippona di origini venezuelane non le ha mai mandate a dire e ha saputo mettersi in gioco, tale da guadagnarsi un posto in finale. Dopo il flirt con Antonino Spinalbese, l'influencer ha iniziato una storia d'amore con Daniele Dal Moro che sta appassionando tutto il loro fandom. Nelle ultime settimane però il comportamento dell'ex tronista di Uomini e Donne ha lasciato interdetto lo spettatore. Tant'è che ci si aspettava che nel corso della puntata andata in onda lunedì venisse squalificato. Come è accaduto a Edoardo Donnamaria. Oriana, Daniele e la squalifica mai arrivata al vippone sono oggetto della lettera arrivata ad Alfonso Signorini. La risposta di Alfonso Signorini non si è fatta attendere. Ha destato stupore il fatto che il conduttore del GF VIP 7 abbia praticamente tergiversato sulla domanda della lettrice, evitando di rispondere sulla squalifica che gran parte del pubblico si aspettava e che invece non è mai arrivata. Pochi giorni fa infatti la forte sfuriata di Daniele con tanto di parole colorite e poco eleganti aveva fatto pensare che anche il geffino potesse essere squalificato. Secondo la dura linea editoriale arrivata dopo i malumori espressi da Pier Silvio Berlusconi che ha già visto uscire dal gioco lo speaker radiofonico. Stau degeaba, frate, sunt mulți, dar văd și alții care luptă încercând să mute munți. Oameni care au ceva de spus, oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei, n-au avut habar. Cât de sus, cât de sus, cât de sus, cât de sus pot eu să sar.